Ed ora per i giorni della storia, immagini del fascismo, tutti gli uomini del Duce, trasmettiamo la seconda puntata dal titolo I quadrumviri. Gardone Riviera, il Vittoriale sul lago di Garda. Un monumento che D'Annunzio si era fatto costruire ancora vivo. D'Annunzio, uno dei padri fondatori del fascismo, prima protettore di Mussolini, poi amico rivale, da ultimo seguace, considerato, con molte ragioni, uno dei maggiori scrittori dell'Italia d'allora. Interventista, eroe di guerra, 5 medaglie d'argento e una d'oro. Di lui Ottavio Dinale aveva scritto: D'Annunzio è stato Lucifero, stella mattutina che annuncia il sole. Il sole era Mussolini. D'Annunzio invecchiato, morirà nel 38 a 75 anni, accetterà benché a malincuore d'essere messo in sottordine. Aveva bisogno di soldi e il duce, sia pur brontolando, D'Annunzio è come un dente cariato, se fa male va riempito d'oro, glieli dava. Il poeta, per implorare aiuto, gli scriveva lettere strazianti. La tua amicizia è schietta, gli chiedeva, la tua fiducia è immacolata, credi alla purità della mia silenziosa opera rafforzatrice della tua? In filigrana c'era la preghiera d'un vecchio petulante che chiedeva aiuto per pagare il creditore. Ma lo stesso per qualche mese sembrò lui il profeta d'una rivoluzione destinata a cambiare la faccia dell'Italia. Siamo al 12 settembre 1919. Nemmeno un anno è passato dall'ingresso delle truppe interalleate quando improvvisamente navi e battaglioni italiani lasciano la città. Che cosa avviene? Alla città che chiede a gran voce l'annessione si risponde con discussioni e conferenze. È tempo di agire. L'idea di un evento decisivo troverà i suoi primi aderenti tra le stesse file di questi battaglioni comandati di partenza. Nella notte tra l'11 e il 12 settembre, il piano predisposto nel silenzio e nel fervore viene finalmente attuato. Guidata dal poeta soldato, l'avanguardia dell'Italia di domani muove da Ronchi alla volta della città contesa. Un ideale l'ha guidata, un ideale che trascende il significato contingente dell'impresa. Si guarda più in alto e più lontano. La volontà ha affondato nel terreno fertile, ma incolto del sentimento nazionale un vomere, il cui acciaio è temprato da 3 anni di guerra. Da quel solco germoglieranno domani i destini della nuova Italia. Il 12 settembre del 19 ha inizio la grande avventura di D'Annunzio. Al filmato è stata aggiunta nel 1938 la colonna sonora. Unire fiume all'Italia non gli bastava. Vuole anche abbattere lo Stato liberale. Il generale Pittaluga ha l'ordine di fermarlo. Io vado avanti, gli dice il poeta, lei può sparare qui. E indica sul petto la medaglia d'oro. O qui. E fa vedere la placca di mutilato. E Pittaluga lo lasciò passare.
Di preparazione, di attesa, di impazienza. Il morale è altissimo, quale può essere una schiera di volontari che percorrono una strada tracciata da un genio. Tuttavia il capo è onnipresente, premia i valorosi, versa in tutti i cuori la forza incandescente della sua parola. Ma la voce del condottiero non trova eco oltre la città. L'invocazione di tutta Fiume non giunge ai governi responsabili. Si arriva così al blocco che tende, mediante un severissimo controllo di tutte le vie di accesso, a soffocare la resistenza e a provocare la resa. D'Annunzio a Fiume dice in un discorso: nel mondo folle e vile è una sola cosa pura, Fiume. Una sola verità, Fiume. Un solo amore, Fiume. Poi butta tutto in metafisica. Siamo, qui dice, per la causa dell'anima, per la causa dell'immortalità. A Mussolini scrive una lettera di rimproveri. Tremate di paura, gli dice. Su, scuotetevi pigri nella lunga siesta. Io non dormo da 6 giorni e la febbre mi divora. Ma sto in piedi e domandate come a chi m'ha visto. I rapporti tra i due cominciano su questo tono. D'Annunzio gioca sull'equivoco. È appoggiato dalla destra, ma sembra dire alle sinistre che potrebbe essere loro amico. Prende contatto con gli anarchici, coi socialisti, oltre che ben inteso coi generali, ammiragli, industriali. Talvolta s'atteggia al leader antiimperialista, quasi un precursore di Fidel Castro. Dov'è un oppresso che stringa i denti nella pressura? Dov'è un insorto che vada armato d'un ramo d'albero o d'un sasso contro il cannone e la mitragliatrice? Là giunge la voce di Fiume. Fiume. Una roccaforte dell'antiimperialismo? Ma quando è in ballo l'imperialismo italiano, D'Annunzio cambia tono. Ecco cosa dice a proposito di una rivolta in Albania contro il dominio italiano. A Valona, una 70 di fiamme nere ebbero ragione di tutta l'accozzaglia rivoltosa. E precisò con approvazione il poeta. Furono ammucchiate dinanzi alla città diverse centinaia di cadaveri che portavano tutti le larghe tracce del ferro freddo. Dell'arma corta. Giolitti, il grande vecchio dell'establishment liberale, farà bombardare Fiume nel dicembre del 1920. Comunque si voglia giudicarlo, il movimento d'Annunziano non ebbe mai il carattere antisocialista e antioperaio del fascismo. Che sarà una delle prime conquiste della politica fascista. Ma prima che ciò sia raggiunto, il poeta abbandonerà l'impresa. Forse sarà la sua sensibilità profondamente latina che non può consentire ad uno spargimento di sangue italiano a rendergli inevitabile la suprema rinuncia, a dettargli l'ordine della partenza. D'Annunzio esce di scena. La strada è aperta per un altro capo delle forze di destra. Nasce una nuova stella, Mussolini. Il futuro duce, nella prima gioventù, rinunciato a fare il maestro elementare, sarà un vagabondo alla deriva per l'Europa, un po' mendicante, un po' agitatore politico, un po' aspirante scrittore, quasi un antenato degli hippie. Scrive di se stesso. Sento nel sangue il fermento del nomadismo che mi spinge altrove. Sono un irrequieto, un temperamento selvaggio. Poi, ho incontrato molti refrattari nelle mie solitarie peregrinazioni di città in città. Li ho incontrati lungo le strade polverose, nelle brevi tappe d'un'ora, incorreggibili vagabondi spinti dalla nostalgia dei cieli a camminare, camminare, camminare. Confidò a una rivoluzionaria russa, che probabilmente diventò sua amante, Angelica Balabanov, d'aver paura d'essere pazzo e incapace d'un lavoro regolare.
Nel 1910 torna al paese natale, Predappio. Innamorato di una brava ragazza, Rachele, cameriera, vuole convivere con lei. Rachele esita, appoggiata dalla madre. Benito le piace, ma è troppo bislacco, non sembra avere un futuro solido. Mussolini allora minaccia con una pistola di uccidere Rachele e di suicidarsi. Il nostro appartamento era in fondo a un corridoio, scriverà anni dopo Rachele. Benito ci aveva messo qualche mobile, un letto matrimoniale, una tavola grande, due sedie e un fornello per cucinare. A Forlì i socialisti sono in crisi. Li riorganizza Benito, diventato segretario della federazione, che gli dà uno stipendio bassissimo, 300.000 lire d'oggi circa. E qui gli accade qualcosa che ha del miracoloso. Al congresso del partito a Reggio Emilia nel 1912 pronuncia un discorso che fa di questo giovane intenso e sconosciuto una celebrità nazionale. Il più brillante esponente dell'ala rivoluzionaria che prende in mano il partito. Troppo giovane per diventare segretario nazionale, gli danno la direzione del giornale L'Avanti. Ha 29 anni. Altro grande successo, ne triplica la tiratura. Il vagabondo un po' folle è diventato un uomo di potere. Fa parlare con speranza o paura di sé tutta l'Italia. Nel 14 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Mussolini vuole l'intervento contro l'Austria e la Germania. È una guerra rivoluzionaria, dice. Servirà ad armare il proletariato per la rivoluzione mondiale. Ma i socialisti non sono d'accordo. Il partito resta pacifista. Mussolini è espulso. Fonda un suo giornale, Il Popolo d'Italia, sovvenzionato da certi gruppi industriali, dalla Francia e forse dall'Inghilterra. Non ne approfitta, tuttavia. Va volontario in guerra e la sua famiglia. Nel 10 è nata Edda, nel 16 Vittorio, vive in grandi strettezze. Al fronte si comporterà onorevolmente, ma senza grandi azioni di coraggio. Non aveva cioè, a differenza di tanti altri capi fascisti, in nulla la tempra d'un ardito. Ferito, tornerà a Milano per dirigere Il Popolo d'Italia. Con la pace tenterà la stessa politica di sinistra. Nel 19 fonda il fascismo. La borghesia crede d'aver trovato in noi i suoi parafulmini, scrive? Si sbaglia. Noi appoggiamo i lavoratori. Vogliono le 8 ore? Domani i minatori e gli operai che lavorano di notte imporranno le 6 ore. Le pensioni per invalidità e la vecchiaia? Il controllo delle industrie? Noi appoggeremo queste richieste. Siamo contro tutte le dittature, della sciabola e del tricorno, del denaro e del numero. Alle elezioni del 19 Mussolini viene battuto. I socialisti inscenano a Milano, per sfotterlo, il suo finto funerale. Ma l'uomo ha 7 vite, come i gatti. 3 anni dopo, un Mussolini molto cambiato si prepara a prendere il potere. I fascisti in Parlamento siedono all'estrema destra, non a sinistra. Mussolini non parla più di socialismo, ma difende l'iniziativa privata. Basta, dice, con lo Stato postino, lo Stato ferroviere. È monarchico, assicura. Il filmato è del 22, ma il sonoro è del 34. L'adunata di Napoli, 24 ottobre 1922, coronata dal magnifico discorso del Teatro San Carlo, che risuonò di deliranti acclamazioni quando il futuro capo del governo d'Italia fece esplicita dichiarazione di assoluta fedeltà e devozione a Casa Savoia, rimane consacrata alla storia come il decisivo collaudo della fede, della forza, della disciplina delle camicie nere e dell'incondizionato consenso del popolo italiano. Tra le camicie nere c'è di tutto. Proletari, aristocratici, braccianti, borghesi, bottegai. Predominano i reduci e la piccolissima borghesia. Molti gli arditi che hanno imparato sul fronte, tra colpi di mano e attacchi, quanto sia facile uccidere un uomo. E come spesso accade nei reparti d'assalto, tra di loro non è facile distinguere gli eroi dagli assassini. Non la pensano tutti nella stessa maniera, molti non pensano affatto.
pensa e parla per tutti, Mussolini. Fermamente decisa. Rifioriscono sulle loro labbra le canzoni di guerra e gli inni nuovissimi della rivoluzione, che da 3 mesi prepara con insurrezioni armate suo immancabile trionfo. Una delle loro canzoni dice: camicia nera, color di morte, sarai più forte. Il fascino della morte è tipico del fascismo. Viva la morte, abbasso l'intelligenza, grideranno in Spagna nella guerra civile i falangisti. Dalla morte deve venir fuori qualcosa di meraviglioso. È uno dei loro miti. Mussolini ha scritto: le trincee insanguinate hanno inghiottito gli uomini, ma l'Europa di domani, da quei solchi insanguinati, vedrà spuntare una nuova libertà. Ma c'è dell'altro. Molta gente nel dopoguerra è alla fame. La borghesia, i benestanti, i benpensanti hanno paura della rivoluzione. Guardano quindi con simpatia a queste giovani teste calde. Arrivano piano piano, in funzione antisocialista, consensi e qualche finanziamento. Il Vaticano è benevolo. La massoneria appoggia i fascisti, con i quali più tardi romperà. Li appoggiano anche, malgrado qualche eccezione, gli alti gradi dell'esercito, della polizia, dei carabinieri, l'alta burocrazia. A corte, se il re ne diffida, la regina madre Margherita ne è entusiasta. E dai suoi più vicini collaboratori. È in testa alle falangi che, partendo dal popolarissimo quartiere della Renaccia, sfilano ordinate e compatte per le vie principali della città. Mussolini, un giovanissimo leader d'enorme successo, forse senza principi, ma certamente immensamente abile e fortunato. In una riunione segreta a Milano, la settimana prima, ha messo a punto il progetto della marcia. Bisogna impedire, ha detto, a Giolitti di andare al governo. Come ha fatto sparare su D'Annunzio, farebbe sparare su di lui. Ora o mai più, gli ha mandato a dire Vilfredo Pareto, economista e sociologo che ammira. Per dirigere militarmente la marcia vengono designati 4 personaggi molto diversi tra loro, i quadrumviri: Italo Balbo, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi e Michele Bianchi. Michele Bianchi annuncerà ai congressisti, senza dirlo apertamente, che la marcia comincia. Fascisti, dirà, a Napoli ci piove, che ci state a fare? È il 26 di ottobre. Michele Bianchi nacque a Belmonte Calabro il 22 luglio del 1883. Venne su in un ambiente laico e massonico. Il padre era medico condotto. Torna a Cosenza nel 29. È molto malato. Morirà di tubercolosi nel 30. È sfiduciato. Prima della marcia, Mussolini ebbe qualche esitazione. Bianchi, allora segretario del partito, lo convinse a rischiare il tutto per tutto. Poi ci fu qualche dissidio. Bianchi voleva la dittatura subito, mentre Mussolini, che amava avere davanti a sé decine di strade diverse, prendeva tempo e studiava varie e destrose combinazioni. E poi Mussolini non amava le personalità troppo forti. Allontanò quindi Bianchi dalla cerchia magica di coloro che hanno il vero potere. Bianchi e Mussolini erano stati molto legati. Avevano una storia simile. Tutte e due avevano lasciato il paese per cercare una qualche affermazione politica o letteraria. Tutte e due socialisti, poi interventisti. Bianchi era stato redattore capo del Popolo d'Italia, ma anche qualcosa di più per Mussolini, un amico. Il Duce non lo trattò quindi troppo male. Lo fece ministro dei lavori pubblici, una posizione autorevole da notabile in ricordo della vecchia amicizia. Uomo spesso cinico e duro, Mussolini, ma aveva anche di tali delicatezze.
Comunque, questo Bianchi che vedete tubercoloso, emarginato, vecchio, può rappresentare una generazione che tra sindacalismo rivoluzionario, interventismo, futurismo, aveva in sé grandi errori, ma anche grandi tensioni ideali. Forse avrebbero meritato meglio che le stragi delle due guerre mondiali e il conformismo della dittatura. Il vecchio sud dal quale Bianchi aveva tentato di fuggire lo ha ripreso in pieno. È ritornato, uomo molto importante e altolocato, nella sua terra per farsi applaudire e riverire prima di morire. Un po' tronfia e patetica è la fine di uno squadrista della vecchia guardia. A Roma, un governo imbelle e già sconfessato dal popolo italiano, in un supremo, criminoso tentativo di salvataggio, circondava la città di truppe, reticolati e cavalli di Frisia. Ma il re soldato, sicuro conoscitore del suo popolo, rifiutava di firmare il decreto di stato d'assedio. I nodi ferroviari, gangli vitali di comunicazione, vengono rapidamente occupati dagli squadristi, che i treni convogliano alla capitale. Il 28 ottobre del 22 parte la marcia su Roma. I quadrunviri sono a Perugia. Il capo di Stato Maggiore Badoglio ha detto: bastano pochi minuti di fuoco e il fascismo è liquidato. È vero, e Mussolini lo sa. L'esercito della rivoluzione, che ormai aveva conquistato quasi tutta l'Italia, reduci gloriosi e gioventù magnifica, sporchi di fango e di polvere, affamati e assetati, ma non sazi di ardimento, urge alle porte di Roma. La sua è una gigantesca partita di poker, un gigantesco bluff. Pensa di vincere con l'astuzia, non con la violenza. Margherita Sarfatti, che lo conobbe bene, per qualche anno fu sua amante, lo descrive nel 22 al Popolo d'Italia col cassetto pieno di bombe, ma le teneva per far colpo sugli squadristi che venivano al giornale. Non aveva nessuna intenzione di usarle. La vista del sangue, per quanto ne sappiamo, gli faceva orrore. Non partecipò mai, infatti, a nessuna delle imprese delle squadre. Il suo gioco era più complesso e sottile. In primo luogo, far credere d'essere pronto all'insurrezione per spaventare gli avversari. Contemporaneamente, dividerli. Il governo Facta aveva i giorni contati. Quattro uomini, Giolitti, Nitti, Orlando, Salandra, potevano aspirare a prenderne il posto. A ognuno di essi il duce lasciò intendere d'essere pronto ad appoggiarlo e non dimenticò Facta, che sperava di tornare il primo ministro. Non si può qui entrare nel dettaglio. Basti stabilire che gli avversari che riuscì a giocare erano vecchie volpi esperte e astute. Minacciare la violenza per ottenere quello che vuole. È un ricatto a cui Mussolini ricorrerà spesso. L'ultima volta gli andrà male e sarà la guerra. Cesare Maria De Vecchi in visita a un campo della GIL. Nacque a Casale Monferrato il 14 novembre del 1884. Il suo ruolo, durante la marcia su Roma e uno dei quadrunviri, fu importante, complesso e difficile da definire. Il che contrasta col carattere del personaggio. La storia gioca di questi scherzi, che era invece tutto d'un pezzo, ottuso e brutale. De Vecchi, una qualità, comunque ce l'aveva. Era coraggiosissimo. Nella guerra, dove era andato volontario, gli avevano dato 6 medaglie al valore, un vero record. Era il capo degli squadristi piemontesi e condusse la lotta contro socialisti e comunisti con molta ferocia. Da buon piemontese era devoto a Casa Savoia. Al momento della marcia su Roma disse che le camicie nere piemontesi avrebbero difeso il Quirinale. «Pugnalerò con le mie mani Mussolini se toccherà il re», disse allora. Il re, per ricompensarlo della sua opera in pro della monarchia, lo fece conte di Valcismon. A Torino
fu ribattezzato Conte di Valcoglione, allusione pare alla sua statura intellettuale che non era eccelsa. Fu un pessimo ministro dell'educazione e prima un pessimo governatore della Somalia e un pessimo ambasciatore presso il Vaticano. Finì la sua carriera come governatore del Dodecaneso, dove distribuì manganellate e bicchieri d'olio di ricino agli abitanti greci di quell'arcipelago che voleva costringere a usare l'italiano, dimenticando la loro lingua. Votò contro Mussolini al Gran Consiglio del 25 luglio del 43. Sopravvisse quindi al naufragio e morì dimenticato nel 1959. Al mattino del 30 ottobre il sovrano incaricava ufficialmente Benito Mussolini di comporre il nuovo governo fascista e il grosso delle colonne entrava in Roma senza provocare alcun disordine. Emilio De Bono, altro quadrunviro, comanda nel 1935 le truppe italiane alla conquista dell'Abissinia. Come non riusciva ad avanzare, il duce lo sostituì con Badoglio. De Bono nacque a Cassano d'Adda nel 1866. All'epoca della marcia su Roma aveva 56 anni, unico di una certa età nello Stato Maggiore fascista. Militare di carriera, eroe della Prima Guerra Mondiale, generale di corpo d'armata, comandò la difesa del Monte Grappa dagli austriaci. Anima candida, scrisse lui le parole della famosa canzone patriottica. Scrisse nel suo diario: tornare alla vita normale sarà per me uno sforzo e un tormento. Viva la guerra, per Dio. Viva e solo la guerra. Militare di vecchio stampo, non voleva saper nulla di politica. Si vantava di non conoscere nemmeno il nome dei primi ministri dell'epoca. Aderì al fascismo essenzialmente per nazionalismo. Il suo orizzonte era quello di un ufficiale di carriera conficcato nelle tradizioni patriottiche ottocentesche del Risorgimento. Per lui, la cosa più bella del mondo era un reggimento che marciasse al fuoco in ranghi serrati, con in testa la banda e la bandiera italiana, e davanti a tutti a cavallo il colonnello. Di qui la sua importanza per Mussolini. Un alto ufficiale tra i comandanti della marcia serviva a conciliare il re e lo Stato Maggiore. Era certamente una persona per bene. Non cercò di arricchirsi né spinse troppo per far carriera. Avrebbe voluto diventare capo di Stato Maggiore, ma quando Mussolini gli disse di no, non ne fece una malattia, anche se con quella speranza aveva aderito al fascismo. Fu contrario all'alleanza con la Germania e alla persecuzione degli ebrei. Votò contro Mussolini alla seduta del Gran Consiglio del 25 luglio del 43 e fu per questo, insieme a Galeazzo Ciano, fucilato a Verona. Aveva 78 anni, il più vecchio condannato a morte della storia italiana.
Prima d'essere fucilato sentì il prete che invitava Ciano a perdonare Mussolini. Temeva che morendo con l'odio in cuore compromettesse la salvezza della sua anima. De Bono allora interloquì. «Perdonalo», gli disse. «Io l'ho già perdonato». Morì come era vissuto, da persona gentile e per bene. Di lui si è dimenticato che è stato uno scrittore di bozzetti di vita militare, talvolta accurati e garbati. Ottobre 1922. Il treno che porta Mussolini a Roma. Qui si può intravederlo. Ha appuntamento col re. Chiamatovi dalla fiducia del re e dalla fede incondizionata della risorta coscienza nazionale. Ancora 3 giorni prima il re era furioso e avrebbe voluto che l'esercito sparasse per fermare le camicie nere. Accanto al re, l'ammiraglio Thaon de Revelle, durante la guerra comandante la flotta italiana. Non si sa perché il re accettò il fascismo. Si è detto, e la cosa è possibile, che sia stato convinto dai militari e in particolare, appunto, da Thaon de Revelle. Tutta la giovinezza, guidata dal suo duce, poteva sfilare in trionfo per le vie di Roma, per rendere omaggio sull'altare della patria all'ignoto milite, simbolo del sacrificio e della vittoria rivendicata. Questa che sfila è comunque gente dura. Un esempio. Fernando Bernabini, squadrista romano, in un diario oggi dimenticato, racconta una rappresaglia fascista a Roccastrada, in provincia di Grosseto. Ivo Saletti, del fascio di Grosseto, cade ucciso in un'imboscata. Questa volta i sovversivi la pagano cara. I fascisti, invaso il paese, incendiano numerose case dei rossi e impadronitisi di 11 di essi li fucilano senza pietà. Cosa vale infatti la pietà? Quando il bubbone è infetto, è al bisturi che spetta la parola. Ecco la descrizione di un'altra rappresaglia comandata da Italo Balbo, il quarto dei quadrunviri della marcia su Roma. Siamo passati da Rimini, Sant'Arcangelo, Savignano, Cesena, Bertinoro, per tutti i centri e le ville tra la provincia di Ravenna e la provincia di Forlì, distruggendo e incendiando tutte le case rosse, sedi di organizzazioni socialiste e comuniste. È stata una notte terribile. Il nostro passaggio era segnato da alte colonne di fuoco e di fumi. Non si dimentichi che in provincia di Forlì molte di quelle case rosse erano state inaugurate un po' più di 10 anni prima da Benito Mussolini, appunto giovane segretario del Partito Socialista di Forlì. Comunque, la vittoria del Duce è indiscutibile, anche se gli avvelena forse il cuore, qualche rimorso. Molto sangue è stato versato. Dopotutto, sangue di vecchi amici e di compagni. Mussolini farà un governo di coalizione al quale parteciparono un po' tutti i partiti, tranne le sinistre. E le camicie nere che volevano la rivoluzione totale? Il Duce, altro suo capolavoro, dopo questa sfilata attraverso Roma riesce a convincerle a riprendere il treno e a andarsene. Pensa a un governo forte, non ancora alla dittatura. Ardengo Soffici, scrittore, pittore e suo seguace, scrive infatti pochi giorni dopo. Se Mussolini avesse voluto imporre il suo gioco all'Italia, invece di entrare nell'ordine legale dello Stato, avrebbe stabilito la sua dittatura sul paese come Lenin ha fatto in Russia. Allora i fascisti sarebbero stati lanciati sugli avversari per sterminarli. Ma Mussolini è italiano, appartiene a una civiltà superiore, non è un pazzo, un degenerato, un sanguinario cittadino di un paese incivile, brutale, malato come la Russia. Alla dittatura si arriverà più tardi, tra il 25 e il 26, dopo che alcuni fascisti, non si sa bene se per ordine di Mussolini o no, assassinarono il deputato socialista riformista Giacomo Matteotti. Italo Balbo, agli inizi degli anni 30. È ministro dell'aviazione.
dopo Mussolini, una delle maggiori personalità del fascismo. All'epoca della marcia su Roma, un deputato fascista, Misuri, poi passato all'opposizione, lo aveva definito uomo famelico e pronto a tutto. Qui lo vediamo che porta a Capri un'altezza reale, la principessa Ileana di Romania. È arrivato adesso, importante, per certi versi appagato. Gli piace il lusso, la vita elegante, il potere. Frequenta i salotti dell'aristocrazia romana, dalla quale è amatissimo, quasi quanto lo sarà qualche anno dopo Galeazzo Ciano. All'epoca della marcia su Roma, invece, rappresentava lo squadrismo più terribile. Dei quadrunviri, se il re avesse proclamato lo stato d'assedio, Balbo è l'unico che non sarebbe probabilmente tornato indietro e che si sarebbe fatto ammazzare. Il suo fascismo era violento e intransigente, quindi repubblicano. Diventerà sempre più moderato. Alla fine degli anni 30 sarà uno dei capi fascisti più vicini al re. Mussolini lo guarda con sospetto, forse con qualche invidia. Balbo riceve una delegazione sovietica. La sua storia è tipica del fascismo. Nato nel 1896, volontario di guerra negli Alpini a 18 anni, più volte decorato, è ufficiale degli Arditi alla fine della guerra. Smobilitato torna a Ferrara, dove non ha nessuna voglia, viene da una famiglia della piccolissima borghesia, di finire gli studi e di accontentarsi quindi di qualche magro impiego. Si innamora della figlia del conte Florio ed è corrisposto, ma il padre lo manda via. Rispetta le sue medaglie, gli dice in un colloquio burrascoso, ma non darà mai sua figlia in sposa a un giovane così spiantato, senza soldi, senza titolo di studio e senza lavoro. Intanto Balbo ha aderito al fascismo. Balbo al giro aereo d'Italia. Diventa rapidamente il capo delle squadre di Ferrara. Sposerà la figlia del conte Florio nel 1924. Il futuro suocero, il vecchio conte Florio, aveva dato il suo consenso solo in punto di morte, ma giubilato. Balbo era comandante della milizia. Guadagnava a 28 anni qualcosa come 4 milioni di lire italiane di oggi. Aveva un grado equivalente a quello di generale di corpo d'armata. Era un partito favoloso. Sarebbe certamente andato ancora avanti. Il fascismo è stato anche questo. Classi e categorie sociali in Italia 60 anni fa erano rigidamente separate. Per molti giovani della piccola e piccolissima borghesia era uno strumento per andar su, per far carriera, cosa altrimenti quasi impossibile. Balbo diventò nel 29 ministro dell'aeronautica e guidò una serie di crociere aeree, la più celebre nel 33 negli Stati Uniti. Il carico di carburante alla base di Orbetello. Portalo un po' due alla volta, è meglio. Siamo colori. Il programma del volo. La rotta è 287-296 gradi, sono 74 chilometri. Arrivati a Basilea, noi siamo sullo Reno, via Maestra, seguiamo il Reno fino ai confini, fino all'Olanda, fino all'Amsterdam. Partire in una giornata in cui non, le Alpi siano addirittura proibitive. La rotta dell'Europa poi non è una rotta interessante perché quando siamo arrivati a Ginevra dobbiamo attraversare una catena che non è sempre, che è quasi sempre coperta. Noi dobbiamo fare sulla rotta dello Struga. La rotta migliore era, chiaro che la rotta migliore era quella che avevamo deciso di passare per il Gottardo. Se il Gottardo non si può, e allora ci arriviamo lo Struga. Va bene? Il tensione lo consideriamo un caso eccezionale, ma non lo vogliamo neanche cambiare, il caso sarebbe meglio di rotta, no? Allora, siamo quindi sulla rotta della prima tappa. Anni di prestigio e di gloria per Balbo. L'aviazione italiana era una delle migliori del mondo.
Vita rischiosa del resto. 560 aviatori italiani morirono in incidenti vari tra il 26 e il 33. Balbo, eroe di imprese favolose, diventò immensamente popolare in Italia e all'estero. L'aviazione aveva allora lo stesso fascino, avventura, mistero, pericolo, tecnologia avveniristica che negli anni 60 ebbero i voli spaziali. La partenza. L'arrivo negli Stati Uniti, a Chicago, un trionfo mai visto. L'Italia, un paese con un grande passato, ma anche un paese povero, disprezzato, umiliato, che mandava ogni anno all'estero decine e centinaia di migliaia di emigranti. Un paese che aveva un gran bisogno di tornare a essere fiero di se stesso. Ecco come Balbo descrive questo stato d'animo parlando dell'emigrazione italiana in America. Meridionali che uscivano dalle capanne di paglia della Puglia, dalle grotte trogloditiche della Basilicata, dai villaggi senza acqua della Sicilia. Italiani alle miniere, alle ferrovie, ai pozzi di petrolio, nell'industria pesante, nella costruzione dei porti. Poveri zappaterra, carusi, braccianti, sterratori. Le mura di queste città babilonesi sono cementate di sangue italiano. Il riscatto di quest'umile Italia, un impegno che il fascismo non ha mantenuto. Agosto 1933. Gli Atlantici tornano a Fiumicino. Balbo per il Duce è troppo popolare e fare ingelosire il Duce non è prudente. Balbo quindi dice in un discorso: siamo modesti soldati agli ordini di un grande capo nel cui nome è dolce e facile vincere. Viva Mussolini! E il Corriere della Sera di rincalzo: il Duce, d'impeto, stringe a sé Balbo e lo bacia due volte. Balbo, aggiunge impassibile il Corriere, non poteva aspettarsi per la sua impresa premio migliore. Folla immensa ed entusiasta ignora quanto c'è di inquietante in questa festa. Sospetti e gelosie tra i grandi capi in dittatura portano con sé, con gli intrighi, paura d'omicidio. Il 1932 e il 33 sono cruciali per Mussolini. Il Duce è sempre più ombroso e diffidente. Teme che qualcuno, Balbo per esempio, possa voler prendere il suo posto, chissà, magari assassinarlo. Si isola sempre di più, vuol decidere tutto di persona. Il governatore di Roma
deve chiedergli addirittura il permesso per far cambiare ai vigili urbani l'uniforme da estiva in invernale e viceversa. Peggio, legge ogni giorno i rapporti segreti della polizia, le intercettazioni telefoniche dei gerarchi e dei ministri, sospetta di tutti e di nessuno. Poi, cosa psicologicamente in lui assai importante, ha sempre più paura di invecchiare. Nel 34 mette in ombra Balbo. Non se ne fida, ma gli lascia sempre, è il suo sistema che sempre ripete, un poco di potere e di prestigio. Sarà governatore della Libia. Ecco Balbo che accompagna nel 37 Mussolini in visita appunto in Libia. Balbo sarà un buon governatore, anche se amareggiato da questo esilio. Manterrà la carica fino alla morte il 28 giugno del 40, pochi giorni dopo l'entrata in guerra. Balbo cercò di conciliare all'Italia le simpatie degli arabi, trattati con crudeltà dal suo predecessore Graziani. Classico esempio il suo di colonialismo paternalistico, case, scuole, ospedali, strade. Criticabile magari, si trattava di trasformare gli arabi in italiani, ma pur sempre preferibile alla precedente gestione, basata su fucilazioni, piccagioni e campi di concentramento. Favorì l'immigrazione di migliaia di coloni italiani, attirandosi di nuovo le gelosie del duce, che diede ordine alla stampa e ai cinegiornali di non parlarne troppo, e troppo bene. Dopo aver passato in rivista apparecchi ed equipaggi delle forze aeree della Libia, il feldmaresciallo Göring ha assistito nella zona del bivio di Ghiram, presso Tripoli, ad un imponente sfilamento cui hanno partecipato le forze del 20° Corpo d'Armata e del Regio Corpo Truppe Libiche. È il 1939. La guerra si avvicina. Balbo cercherà di impedirla. Rifiuterà in Libia di perseguitare gli ebrei. Sarà contro Hitler. Giungerà a dire in Gran Consiglio del Fascismo: voi lustrate le scarpe ai tedeschi. E Mussolini di rimando: Balbo è sempre il solito porco democratico. Si avvicinò a Ciano, Grandi e Bottai, che cercavano di mantenere l'Italia neutrale. Dice spesso che farà qualcosa di tremendo. Forse ucciderà Mussolini per impedire la guerra. Come accadde per Ciano, la vittoria tedesca in Francia gli tolse ogni possibilità d'agire. Morì colpito per sbaglio, la cosa è certa, dalla contraerea italiana. Ma i suoi seguaci, il che dà un'idea del clima d'allora, rimasero convinti che Mussolini l'avesse fatto assassinare. Di lui Mussolini disse con qualche ammirazione: era l'unico uomo che sarebbe stato capace di uccidere. Tra le formazioni che hanno sfilato dinanzi all'ospite si notava uno speciale reparto di paracadutisti libici. Era un grande organizzatore, lo abbiamo detto, pieno di senso d'avventura, coraggioso, generoso, ma era anche un violento che poteva ispirare paura. La grandiosa rivista è stata chiusa dai magnifici reparti di cavalleria libica e di mearisti, che preceduti dalle loro caratteristiche fanfare hanno offerto un superbo spettacolo di pittoresca vivacità e di ardore guerriero. Thank you.
Questo Mussolini tragico e accorato merita d'essere guardato con attenzione. È il Mussolini che sa d'aver perso la guerra e che non può aspettare altro che la morte. Dà una medaglia a Paolo Balbo in memoria del padre Italo. Altre medaglie alla memoria e al valore. Ha sempre cercato la solitudine, l'isolamento. Nessuno doveva condizionarlo. Ha schiacciato le opposizioni, emarginato gli amici. Forse potrebbe essere il senso di questa strana e tremenda storia. Aveva paura degli uomini. Voleva essere solo negli applausi e nella gloria. Lo è stato certamente nella sconfitta. Ma c'è anche un'altra chiave per capire la catastrofe, non psicologica, ma concreta. Nel gennaio del 1933, in piena crisi economica, Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti. La crisi convince il duce che le democrazie occidentali sono finite e che il mondo va quindi, prima che il vecchio ordine di cose sia seppellito, verso una nuova guerra. Roosevelt si prepara a giurare fedeltà alla Costituzione americana. Franklin Delano Roosevelt, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States, so help me God. Era stato eletto da una marea di voti di gente che chiedeva più giustizia sociale, ma anche più democrazia. Mussolini non capì quel movimento. Considerò segni di decadenza i travagli di un paese e di un sistema immensamente vitali. Credette, a torto, che la libertà significasse debolezza. Queste immagini, parlando di lui, sono cariche di significato. Vediamo gli uomini che lo sconfiggeranno.